Buonasera, buonasera e benvenuti al quarto episodio di Intelab Music On Air. Buonasera a tutti e bentornati. Con noi questa sera abbiamo Paca e Luca Teseo, benvenuti. Benvenuti. Buonasera a tutti. Che bello questo studio, non ci sono mai stato. Allora, innanzitutto sono stracontento, penso anche tu Matteo, di averli ospitati questa sera qui con noi. Questa sera sarà una puntata particolare perché innanzitutto presenteremo il nostro ospite Paca, Paolo, e in più c'è Luca Teseo che ci presenterà insieme a Paca il progetto Ident. Sì, di cui tu fai parte da poco. Sì, faccio parte anch'io, ovviamente. E niente, Matteo, da cosa vogliamo partire? Ma guarda, per me possiamo iniziare con la presentazione. L'artista di questa sera. Allora, innanzitutto, stavo condividendo la diretta, devo togliere l'audio. Ringrazio per la vostra ospitalità, per essere qui in questo piccolo studio. E che dire, ragazzi? Sono abbastanza emozionato. Ma lui è fatto così, lui fa delle cose. Che... Non più in piedi. Assolutamente. È conosciuto dai DJ di mezza Europa per proprio alcune gaffe clamorose a Fiumicino, eccetera. Poi ce le dirai, Però è bello proprio per questo. Con parole tue, vuoi comprare la vocale? No, allora. Diciamo che comunque sono 10 anni che suono, quindi sono partito da un genere abbastanza particolare che penso che voi conoscete. È un genere un po' particolare e adesso mi sono trasferito sulla musica house, che in questo momento mi sta salvando parecchio, anche perché nella mia città c'è ben poco. Sono stracontento di stare qui stasera a presentare il progetto Ident con Luca, che tra poco vi parleremo. E io sto impazzendo a vedere questa cosa. Allora, io non ti posso... Luca, tu... Allora, parentesi, no, non riesco a guardarti perché sennò riderei e basta. Sì, no, dacci una mano, per favore. No, la cosa di bella di Paolo è proprio che è spontaneo. Poi Paolo... È bello così. Paolo ha iniziato, come un po' tutti quanti, c'è da dire, con gli sculparti che sono una palestra per chi poi vuole decidere di fare questo lavoro. Poi da riuscirci la cosa è ben diversa, però lui è sulla buona strada. Diciamo che ha avuto un inizio tra virgolette un po' commerciale, un po' come tutti, però ci poi si sta assolutamente affinando, anche perché poi lui ha fatto diverse aperture a diversi DJ e problemi non ce ne sono stati. Io confermo, dico che il suo genere musicale, la sua impronta musicale di adesso si sposa più con uno dei parti più belli, anche se sovraesposto ormai, che è Raw, che gira praticamente tutto il mondo, che ha ridato un colore alla nightlife, perché c'è stato un periodo pre-Raw, c'era tutta questa minimal che girava, ambienti un po' troppo bui, tetri, personalmente non erano di mio gradimento. Quindi Ero ha riacceso un po' di colore, è tornata una musica un po' più corposa e si è rimesso festa, un po' più festa, assolutamente. Ha riacceso anche la voglia di andare nei club. Poi loro fanno delle feste pazzesche anche da 20.000 persone. Però ha riacceso la voglia del club, dell'unione, luci un po' più alte, sorrisi, baci e abbracci, che grazie a Dio e non solo possiamo tornare quasi a ridarci un po' tutti quanti. Allora, io direi, vorrei farvi una domanda alla quale spero che mi rispondiate entrambi, due punti di vista diversi. Sta sudando. Non sudare, stai tranquillo. Un po' di emozione a freddo. Stai tranquillo. Prima a rispondere dovrà essere Paca, così c'è ancora più ansia. Allora, io direi che a questo punto vi chiedo proprio come è nato Ident, il progetto nel quale facciamo parte in questo caso anche io e Paolo, ma Luca ne... diciamo il fondatore, o sbaglio, correggimi Luca. Sì, sbaglio. Sì. No, sbaglio. Okay. Ma guarda, Ident inizialmente questa è nato... me la devo godere. Ident è nato inizialmente, comunque è preso da un piccolo progetto che è nato ridendo e scherzando tra di noi. Eravamo io, Stefano, Yuri e Luca. E eravamo nel club già... Pre-lockdown, sì.
Sì, 2017, fine 2017, inizio 2018 era. Eh beh, no, quindi è molto sono... prima. Sì, 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 era un'idea, poi. Poi era un po' sfusa, e adesso questa. Com'è? È un po' sfusa, un po' sfumata. Va bene. E poi questa idea l'abbiamo ripresa da poco, che sta ridando, ed è un grosso progetto. Abbiamo tanti progetti da fare per il futuro. Non solo per dare opportunità anche a Luca di esporsi, ma anche a noi DJ del... No, siccome sono poco esposto. Anche. In che senso mi devo esporre? No, io mi diverto a punzecchiarlo. Sempre, sempre, ormai. Allora, no, sintetizzo. Questa è una piccola parentesi che voglio fare io, sì, che diverti a punzecchiarlo. Comunque, quello che a me è piaciuto da subito del progetto Ident è proprio dell'ambiente che ho sentito e che ho visto quando sono venuto a Natura le prime volte, che comunque parlavamo, che c'era l'ipotesi di farmi entrare in Ident, è proprio questo. Sì, un concetto familiare, cioè, molto... È un concetto di gruppo, di squadra, di volersi bene, di non stare a farci concorrenza, la guerra... Anche no, perché non serve a nulla. Quello con quella... Se ne parla e comunque... Si arriva sempre a delle conclusioni. No, hai capito perfettamente. Sì, sì, sì. Era un progetto che sentito subito parte di questo. Sì, io volevo far partire, stava ripartendo quando c'era stata l'unione anche tra Natura e Cantieri. Stava proprio per ripartire, poi è arrivato quello che è arrivato e quindi l'ho rispolverato. Ma il concetto è proprio di mettere insieme, perché al di là del fatto che il DJ ovviamente deve avere un suo seguito, deve coinvolgere, portare qualche amico, fare due condivisioni su social, però secondo me da un po' di esperienza che ho, il DJ deve pensare alla musica e deve essere felice, e questo se lo condivide in un gruppo dove non ci sono gelosie ma c'è condivisione di anche di diversità di pensiero, di vedute musicali, questo penso che possa arricchire. E a Pescara questa cosa non c'è, nel senso, ci sono sempre stati locali che hanno avuto i propri resident, tutto legittimo, però ognuno pensa al suo piccolo orticello. Io invece ho voluto creare, sto cercando di creare una cosa assolutamente diversa, cioè l'unione fa la forza. E il progetto poi futuro, per esempio il mio sogno, già nel momento in cui lo dico vuol dire che già sto su una buona strada. Cioè il mio sogno ideale, io sto vedendo, sto andando in giro perché voglio andare via da Pescara, perché tanto lavoro in smart working, è quella di creare tipo uno studio con l'abitazione, ma uno studio, c'ho già il nome, che è Casa de Campo, che mi ispira a una zona della Repubblica Dominicana, dove invitare amici a fare feste e degustare quelle 30-40 persone e confrontarsi con la musica. E questo potrebbe essere, sarà spero, più avanti il progetto evolutivo di Ident, proprio sotto il nome Casa de Campo, proprio perché sta proprio fuori fuori dai canoni cittadini. Però comunque continuare ad avere un gruppo di residenti di un locale, oppure sì, gruppo di gruppo di residenti di un locale, in questo caso è Natura, lo sarà anche nella prossima stagione, perché è così. E poi i ragazzi, ovviamente voi girerete per quelle che sono le collaborazioni con un amico di 30 anni che è Giovanni Perna, e varie collaborazioni non solo qui in Abruzzo. Dall'anno prossimo, perché adesso siamo ripartiti adesso, quindi non voglio mettere troppa carne al fuoco, quelli che sono i DJ che noi facciamo venire, tranne alcuni internazionali, per esempio Mason Collective di venerdì, però già tra i DJ italiani, cioè se io ospito un DJ del Tenax piuttosto che del l'after di Riccione, no, è il classic. Ecco, lì ci deve essere un interscambio, cioè vieni tu da me ma io ti mando anche uno dei miei scambi di solo così si gira, si fa esperienza e si cresce sempre di più. Concordo. Il tutto fatto con molta unione, perché il nostro gruppo, lo vedi, noi abbiamo un gruppo WhatsApp dove parliamo pochissimo di lavoro e scherziamo tra di noi. E meglio non condividere. E dove sono rappresentati tutti i gusti musicali, le sfaccettature, le contaminazioni, diciamo, più possibili tra tutti quanti noi. È un bel gruppo. Sì, veramente un bel gruppo. Credo, confermo anch'io. E Paolo è centrato di diritto, poi tra l'altro Paolo ha avuto qualche difficoltà negli anni, tante difficoltà, quindi gli è stata data una mano, ha fatto qualche scelta che non era proprio il top. No, ma sono contento, appunto, per riprendere il discorso comunque iniziale, è un po' lo spirito, cioè l'anima del gruppo Ident.
Comunque diciamo, Paolo ultimamente si sta buttando un po' di più nelle produzioni comunque tech house. Cioè, sono 3 giorni, 4 giorni da quando è iniziato un progetto che continuamente ci confrontiamo. Sì, sì, cioè, ma lui è bravo. Questo, no, e questo è bello, capito? Perché molte persone, è brutto pure da dire, però quando iniziano magari un progetto, alcuni progetti su Ableton o comunque sui programmi per produrre, già si pensano arrivati. No, quello secondo me, guarda, ne ho visti tanti, ho visto tante meteore, ho visto anche tanta gente che purtroppo si è persa negli anni per svariati motivi. E dal momento in cui pensi di essere arrivato, di essere un DJ, eccetera, non sei nemmeno partito, cioè veramente ti si chiudono le porte, perché poi cambi l'atteggiamento anche con le persone con cui parli, con cui ti confronti dentro un locale, è diverso, cioè se c'è la puzza sotto al naso. Questo la gente lo avverte, ma lo avverte anche quando suoni. Esatto. E quindi penso, anzi credo, sono sicuro che non fa parte per il momento del nostro gruppo, sarò un guardiano di questa cosa. Anzi, a me piace un sacco confrontarmi pure con altre persone come te, come Stefano. Certo. Chiedere un parere più che altro, perché io anche, come anche voi penso, avete bisogno di una mano. Ma come te, quindi sono il primo a chiedere aiuto. Se c'è mi fa piacere che cosa, tra quindi l'altro a Pescara questa cosa è stata ben recepita. No, ma è stata, guarda, ti dico, ultimamente ho ricevuto alcuni messaggi proprio da clienti, possiamo dire così, da clienti, da persone che comunque ci seguono e che vengono ad ascoltarsi soprattutto le aperture delle serate che suoniamo appunto noi di Ident. Cioè, quello che mi hanno detto, proprio una ragazza oggi mi ha scritto: io quello che ho notato quando suonate voi è che non lo fate per soldi, lo fate per passione. E il clima, mi ha detto, che ho visto da sotto alla dance floor, il clima che si vede dietro la console è qualcosa che non si vede da nessuna parte. È vero. Ma non lo sto dicendo perché allora, sono a natura. Allora, i soldi sono importanti, ti fanno vivere. Okay, però sì, sono. Se io ci deve essere passione. La vedo come una conseguenza. Sono una conseguenza. Se lavori bene, se dai valore alla tua passione, poi è normale che c'è una retribuzione per quello che fai. Perché poi chi è arrivato sulle console ci è arrivato e ci è restato per passione, per dedizione, anche per un pizzico di fortuna, se vogliamo. Poi se prendiamo quelli che le console se ne sono comprate, ma quelle sono delle meteore, nonostante abbiano una loro disponibilità economica più che sterminata. Certo. Parlo di gente che è partita con le mossette su Instagram ed è finita per andarsi ad affittare delle serate a Ibiza facendo dei danni anche lì. Non voglio nemmeno nominare, ma avete capito. Sì, sì, sì. Ok. Hai capito? Non avete capito? Vabbè, lo posso nominare, no? Tanto non ho detto niente di male. Parlo di gente tipo Gianluca Vacchi, no? Ah, no, dai, cioè, no, questo l'ho intuito pure io. L'atteggio, dai, mi compro le serate all'Amnesia, ci vado sotto di 3 milioni di euro. Però ho fatto rischi la serata all'Amnesia, all night long. Hai capito? Cioè, quella è la morte, quella è stata per un periodo la morte di questo lavoro. E purtroppo quel tipo di atteggiamento così orrendo, secondo me, ha condizionato tantissimi ragazzi, tantissime persone che avevano anche il talento, lo stesso talento di Paolo, eccetera. Alcuni deprimendoli, perché pensando di non avere la possibilità economica di comprarsi una serata o lo scenario con belle ragazze finte che ti dicono che sei bello solamente perché c'hai la carta di credito oro. Alcuni ragazzi sono stati completamente tagliati fuori proprio mentalmente, perché hanno detto: io non lo potrò mai fare. E altri invece si sono massacrati. E in spesa così che si fa, è così su Instagram, su Facebook, ho capito, social, cioè, quindi è stato un diseducativo da pazzi. Quindi noi facciamo un altro ragionamento. Poi, nel tempo abbiamo avuto anche noi, ti parlo di esperienza professionale, alti e bassi, ma quello c'è per tutti. Però ti posso dire una cosa, senza atteggio, è un dato di fatto. Ne parlavo con Giovanni Perna proprio l'altro giorno. Noi dal 1998, sempre tra altri bassi, abbiamo aperto ad ottobre e chiuso a maggio. Abbiamo sempre portato a termine una stagione. E questo a 50 anni penso che sia un motivo di soddisfazione, dai, certo, diciamo così. E continuate a farlo. Questo sì. Di qualcosa pure, no, perché se inizio a parlare io, no, lo so. Così proprio la fine, cioè, è la tipo fine. La traduttore. E tu invece come che ci sei finito
Ma guarda, il mio percorso in realtà è iniziato casualmente, tramite un amico che lui doveva andare a fare un provino che... Lo vogliamo salutare, possiamo salutare. Marco Olivieri. E sì, questo ragazzo doveva andare, è un mio carissimo amico che praticamente doveva andare a fare il provino da Gianmarco Orsini. Non so se conoscete. Però poi svelo pure un altro segreto. Cioè, un segreto. Lo posso dire, dai. Spai, però in che senso? Vabbè, provino a Gianmarco Orsini. Non mi è chiaro. Praticamente noi dovevamo andare a una serata dei Beach Boys. Ti parlo di 10 anni fa. Ok, tanti anni quindi, fa. Esatto. Okay, okay. E dovevamo fare questo piccolo provino a casa di Gianmarco. Ok. Dovevo andare soltanto Marco e questo amico mio, e mi sono trovato lì che l'ho accompagnato e Gianmarco mi disse: vabbè, dopo che ha finito Marco il set, prova anche tu a mettere un pezzo, vedi un po' com'è. Lì per io non sapevo manco dove mettere mano, perché comunque per me era tutta una cosa nuova, cioè proprio queste cose illuminate, esatto, via. Io non sapevo nemmeno che cos'era un lettore, tutte queste lucette, tutte queste lucette, schiaccia lì, ma tu ti capri la cosa che lui la cosa che lui aveva visto subito è che ho messo a tempo la traccia, però nella battuta sbagliata. Però io inizialmente, non sembra, ma inizialmente ero un vocalist. No, meno male. No, vabbè, chiudiamo questo argomento. Vabbè, posso basta girare. Era un piccolo vocalist, è durato 2 serate che poi mi sono messo dal DJ. Ma meno male. No, lui è stato pure segnalato dal fratello, perché il fratello è un grande difensore che ha giocato con il Pescara di Zeman. E non solo, ha giocato pure con noi. Quindi ho raccomandato. No. Sai quanti mi arrivano, eccetera, e poi non possono fare niente. Io brutalmente ti dico: secondo me, no. Cioè, tipo. tipo no, perché se no non sarebbe. No, qua oggi. Allora, non sarebbe qua oggi perché sì, per quanto siamo pignoli e lui che abbiamo voluto avviare questo programma. Persone che comunque. No, la raccomandazione proprio la odio. Non ma io penso che ognuno. Però Marco veniva. Allora, stiamo parlando. Marco Capuano, adesso certo, è il difensore della Ternana. Ovviamente, io stando col Pescara, lui veniva a ballare al Pitti. Noi facevamo una festa che si chiamava Sonica. E mi disse: Ma mio fratello mette 2 dischi. Me lo disse indietro. Vedi un po' che fa. Allora lo contattai. Comunque, ci sta seguendo tua mamma. Ah, beh. Ciao, ma. E quindi niente, il tutto per caso, iniziano già da una serata che era apertura a Gue Pequeño. Ok. Quindi già panico totale e lì ho fatto il vocalist. Poi ci fu la seconda serata a settembre, questo agosto. Lei ha fatto una cosa. A settembre inizia a suonare. Una giocata pazzesca. No, non si può raccontare. Vabbè, non la raccontiamo allora. No, la raccontiamo. Non si può raccontare. No, stava andando un po'. Future Bass, che cos'era? Vabbè, insomma, a livello di genere musicale, cioè, stavano pompando bene. C'era Piazza Salotto che era piena, 30.000 persone. Quando si potevano fare delle belle festicciole? Ah, what is love? Per inciso, allora stavamo caricando una cosa bellissima. A un certo punto, lui deve mettere l'ultimo. Ho detto, mi raccomando, spingi. E mette What is Love di Hathaway anni 90, perché ho detto no, di anni 90 funziona, ho detto sarà una versione rifatta. Penso che fosse un remix. Era proprio quella. L'originale. Si è svuotato? Ha smontato una piazza e poi ha voglia di dire: ah sì, ragazzi, grazie. Cioè, poi c'è stato un altro gruppo. Mi sono avvicinato, ho fatto: ma che hai messo? Sono andato nel panico. Vado questo. Ci sta. Ho detto: volevo chiedere quello stile perché era l'ultima traccia. E alla fine non era l'ultima. Cioè, la ricorderemo per tutta la vita. Quindi grazie. Vabbè, adesso però si è affilato. Quanti anni sono passati alla fine? Era 2018. Sì. No, ma l'ho sentito. Io l'ho sentito la prima volta a lui. L'ho sentito 2 settimane fa. Hai fatto apertura a Tini. A Tini. Sì. Prima ancora Tony Varga. Però non c'ero. Sì. Era ancora all'inizio. Beh, anche la tua apertura a Privatti è andata molto bene. Non è stata male. Sì. Possiamo dire di sì. No, perché l'amico Fritz qui ha fatto un crescendo. Perché ovviamente noi apriamo alle 23. Ai 23 non ci stanno, certo, 500 persone, quindi lui si è saputo gestire bene questo crescendo di set fino a quando si è riempito tutto il locale. Luca, devi ringraziare me che l'ho fatto suonare tante volte a casa mia, l'ho fatto esercitare, quindi allora questa è la seconda persona che una settimana che mi dice ti ha insegnato a mettere i dischi. No, io gli ho dato lo spazio per per un altro che mi hanno presentato a Natura, Lorenzo Canale è l'unica persona che veramente mi ha insegnato per la prima volta a usare i lettori. Ah, ecco.
poi tutto il resto è venuto. Vabbè, da me, ma dopo viene, da, viene provare, da provare, da stare a casa, ti compri attrezzatura, suoni. E, sì, vabbè. Comunque, anche per chi ci segue, lo spirito, vedi, è questo. Fare comunella. Fare comunella, loro si confrontano, io ci metto quel pizzico di esperienza, però senza intervenire a gamba tesa. Tranne in alcuni casi, ma quando scatta l'allarme. Però non penso di essere quella persona che è irriverente, assolutamente. Loro sono liberi di fare ciò che vogliono, loro devono pensare alla musica. Attualmente chi è da solo in una discoteca, anche se sta in uno staff, ha comunque i tempi, gioco forza, hanno bisogno di qualcuno che un po' ti crei un minimo di comunicazione, che ti sappia seguire, che ti sappia... anche consigliare, e i titolari barra promoter dei locali sono troppo impegnati giustamente con i conti che devono ridare in un periodo difficile, dei booking da fare, quindi il resident è visto, vabbè, mi apre, bravo, ok. Siccome io non gestisco locali ma mi occupo di comunicazione, con Bion stiamo andando anche abbastanza bene, allora loro pensano a fare DJ, a divertirsi, a tutto il resto, a farli andare in giro con quello scambio di console, nelle altre collaborazioni ci penso io. Però devo essere un gruppo coeso, un collettivo unito. Identico collettivo. L'unione fa la forza, quindi. Sì. Questo è arrivato Perini. Adesso ci chiede di entrare pure Perini. Voglio fare scherzando. Un'ultima domandina a Paca, qualche progetto personale futuro, qualcosa? Ma per adesso non ho proprio progetti grandissimi, diciamo, però ho degli obiettivi. Che stai lavorando? È una sorpresa, però sì, no, diciamola. Sto lavorando a delle tracce Tech House, dove comunque... Allora, c'è il... lo dico, se posso dirlo io? Come lo, se lo vuoi dire tu, no, ti aiuto. Dillo tu. Li sto indirizzando un po' su alcune cose anni 90, però di qualità. Un po' il filone che sta seguendo Pirupa, che sarà okay. Da noi, piuttosto che Leon, o tantissimi altri. E allora gli ho consigliato a lui di vedersi questo film, che è Party Monster, che è con Macaulay Culkin, che è praticamente la storia un po' più romanzata del Limelight di New York, dove e si fece questo party che si chiama Disco 2000, una cosa tra il malato e il e l'artistico. E lì c'è la colonna sonora di questo film, è rappresentata da Felix Auscut, che ha un vocal molto, molto interessante. Lui non sta lavorando Silver su screen, quello. No? Eh? Che traccia è? Come si chiama? Te l'ho mandata Money, Success, Fame, Glamour. Però che potrebbe sembrare un titolo chic, eccetera. Parla di tutt'altro. Non c'è niente a capire. Assolutamente. È una traccia che ti ho mandato su WhatsApp. Quella che hai iniziato ultimamente. Sì, 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 sì. Okay. Ci deve, okay. La deve. È un po' da sistemare, però. Ah, 99 coste ci salutano. È ormai il nostro. Vabbè. Guarda, io direi una cosa, Matteo, se non abbiamo più domande, che cosa, sì, se ho già si dilungato un po' troppo, fermiamolo. Bravo. Fermiamolo. Diamo spazio un po'. Allora, facci sentire un po' di musica. Suona e poi ci sentiamo dopo per i saluti e ricordiamo a tutti che possiamo sentire il programma dove vai? Noi lo sentiamo qui in radio, ve lo potete ascoltare sulle frequenze radio 97.8 per la provincia di Pescara, 88.9 per quella di Chieti, entrambe sconfinanti in quella di Teramo, ma pure sulle nostre pagine Facebook, In The Lab Music On Air e Radio Città Pescara. E basta. No, avevo dimenticato che eri tu il conduttore. No, me l'ero dimenticato pure io per un momento. Ah, boh, ma la prossima volta lo richiamiamo, lo fa lui. Cioè, io tipo oggi, no? Non ce ne voglia. Lo lasciamo in panchina che ti scalda un po', fatti la corsetta. Una sigaretta. Va bene. Se serve. Va bene. Ragazzi, grazie mille. Grazie a voi. Divertiti. Ci sentiamo dopo. Perfetto.
Just make sure you're ahead of the game. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it, and reverse it. It's rough from that if it's flying out. It's rough from that if it's flying out. If you got a big, let me search ya to find out how hard I gotta work ya. It's rough from that if it's flying out. It's rough from that if it's flying out. Come on.
flow. Friday nights at the house better than the body. Tap on Wednesday night. You at the right place at the right time. Break me off and see what is hit live. Temperature is high. Give me a shot of that Patron. The show's about to start. So baby, turn the camera on. We can role play. Anything goes. Want a lap day. I always make it rain.
Eccoci ritornati a In The Lab Music On Air, signori. Questo era Paca. Come ti sei trovato? Poteso. Per la prima volta, però mi sono divertito. Però sto bello sudato anche. Buono, buono, è diverso. Sì, no? Sì, è totalmente diverso. Possiamo dire cosa ha detto a microfoni spenti? No, dai. Lasciamo stare. Vabbè, no, diciamo. Dai. Paradossalmente, un po' d'emozione ci sta. Ma è normale, ci sta. Paradossalmente, devo dire pure Riccardo Villa che sta in regia, e pure io, che comunque già siamo stati, abbiamo suonato qui. Battezzati. Che paradossalmente è più difficile suonare qui che suonare davanti alle persone. È vero, perché comunque sono già, appunto, come ho detto prima, 10 anni che suono davanti ai club. Quindi ritrovarsi davanti alle persone ormai è una cosa naturale. Ritrovarsi in radio è totalmente differente, è una grande cosa. Non che davanti alle persone non è una grandissima cosa, però è una questione di abitudine. Quindi no, ti stai a seguire. No, sto rilassati un po', lo so, rilassati. Un po'. No, lo faccio apposta. Abbiamo finito, abbiamo finito, tanto tempo. E quindi l'importante è che ti sei divertito, tolta la tensione. Spero che vi siate divertiti anche voi. Va benissimo. Sono stracontento di avervi questo ospitati. Vabbè, non lo sappiamo, lasciamo stare. E niente. Hai qualche data già in programma per il futuro? Ti risentiremo presto. Guarda, questo lo sei tu. Forse perché lo sei tu. Questo sì, sì, tu. Sì. Probabilmente prima di fine mese, non lo so. Comunque sempre, al momento sempre la natura. Poi naturalmente il gruppo Ident girerà quest'estate. Ci sono diverse collaborazioni anche fuori regione. Ah, ottimo. Perfetto. Allora, vedi Perini come ascolta. Perini, questo mo fuori ti fa. Allora. Vabbè, comunque ti sei emozionato, ci fa piacere. Sì, tantissimo, tantissimo. Noi siamo stati fuori a parlare, poi a casa me lo riascolto. Ah, pure ah, io. Bene. Vai con le cazziate. Ecco qua, vedi. Che ha detto? Non so. Uscitevi meno. Va bene. Allora, no, grazie a voi che ci avete ospitato. Ma grazie a voi, sì, piacere, è sempre un piacere. Anzi, ovviamente, se tu, qualora tu volessi venire per le prossime puntate che faremo, comunque anche con gli altri ragazzi di Ident verranno tutti. Se comunque vuoi venire senza però condurre tu sempre il programma, li accompagni e basta. Attacchiamo lo scotch sulla bocca pure. Ma divieto a scherzare. No, io devo fare, cioè, mi esce spontanea la cosa. No, deformazione professionale, direi. È vero, è così. Bello, sono contento, mi è piaciuto. Salutiamo tutti, ricordiamo a tutti che ci vediamo martedì prossimo dalle 21:15 alle 22:30. Vai Matteo, prego. Tu ormai non te lo sei imparato. Questo potete ascoltarci sempre sulle stesse frequenze: 97.8 per la provincia di Pescara, 88.9 per quella di Chieti. In più, mi raccomando, seguiteci sui nostri social, su Instagram e su Facebook, dove noi trasmetteremo le dirette tutti quanti martedì. Cioè, voi volete chiudere senza far entrare Robertino e Siena a riprendere in effetti. Dovremmo, no. No, non può entrare, va bene, okay. No, vabbè, dai, lo facciamo entrare. Allora, forse non avete capito. senza di lui non suona nessun locale di questo è vero. Quasi un ringraziamento pure a Robertino. Però dai, fatelo entrare, si può fare, Lucio? Sì? Apri. No, facciamolo entrare. Roberto, vieni, fatti Robertino. Salutare. Dai, vieni a fare un saluto in radio. Vieni a fare. Ormai è entrato in regione e non uscirà più. Ah, sta lì là, va bene. No, perché senza di lui veramente non suona nessuno. Apri. Sì. Sta entrando. Eccolo qui. Senza di te non suona nessun club. Fa un saluto. Di solo. No, mi conosce tutti. Di solo quanti ne hai di questi CDJ? 10 CDJ 2X1, 8 CDJ 2X2. E poi? E 2 CG3000, totale 20 lettori. Sta a posto. È iniziato con i 100. Dovete fare una Pioneer. Festa, dovete chiamare Robertino. Ha iniziato con i 100 della Pioneer. Grandissimo. Ciao. Signori, grazie mille per l'ascolto. Un saluto a tutti. Ci vediamo martedì prossimo. Ciao, buona ciao. Serata a ciao tutti. A voi, queste cose.